Sotto la sede dell'Inter da campione d'Italia, cosa provi? Cosa provo? A parole non so dirlo, a parole. Sono contentissimo, entusiasta, felicissimo, felicissimo per tutti noi. Ma ce la meritiamo. Ti aspettavi prima dell'inizio di questa stagione di vincere la seconda stella? Me l'aspettavo, ti direi di sì, perché la squadra già girava anche l'anno scorso e tutto questo ce lo meritiamo tutti quanti noi. E l'anno prossimo? E l'anno prossimo dobbiamo continuare così e puntare sempre più in alto. L'ultima domanda, chi è stato l'uomo decisivo per vincere il campionato secondo te? La squadra, tutti quanti insieme, non c'è stato nulla, tutti quanti insieme. Da Inzaghi alla squadra, noi tifosi, la società, tutti forti quest'anno. Complimenti a tutti. È un'emozione grandissima, soprattutto venire qua, io non sono proprio di Milano, sono un po' fuori. E l'ultimo scudetto per il Covid, per tante cose non si è riusciti a festeggiarlo bene. Oggi è solo festa, oggi solo festa. Chi è l'uomo scudetto? E allora, vabbè, dire Lautaro sarebbe troppo scontato. Ti dico uno che secondo me, come dicono quelli bravi, ha overplayed questa stagione, Mkhitaryan. Fantastico, stagione fantastica, veramente. Eccoci qua, anche voi chiaramente, vestite tutto in nero azzurro. Tutto quanto, cioè. Partiamo con che cosa provi? Tanta emozione perché sono cresciuta con l'Inter grazie anche ai miei nonni, lo porto qua e qua. Ok. E quindi dire la prima volta senza di loro uno scudetto e li porto qua, quindi festeggio anche per loro. Tu quanto sei contenta di questa seconda stella? Io davvero tantissimo, anche perché è una passione che condivido con mio papà, quindi è qualcosa di bellissimo pensare a questa festa, ecco. Ma sognate l'anno prossimo qualcosa di più rispetto allo scudetto? Guarda, eravamo tutti e tre a San Siro, il 10 giugno, loro mi hanno abbracciato mentre piangevo. Se riusciamo la prossima volta a piangere di gioia, non sarebbe male.